Sono stato eletto consigliere comunale, siederò ai banchi dell'opposizione e devo dare risposte al cittadino. Ci troviamo in pieno centro, in via Nitti, angolo via Anfiteatro, nel pieno borgo umbertino. Guardate, già sollevato mille volte il problema, i cassonetti assolutamente insufficienti e come capienza e come numero. Guardate, già dalle prime ore del mattino traboccano. Non ce la fanno più, guardate, questi sono i cassonetti per i puffi. Ecco che poi alla fine ci troviamo tutti i sacchetti giù, soldi buttati questi cassonetti. Ma dobbiamo anche stigmatizzare l'inciviltà dei cittadini, le bestie che scaricano materiale di risulta, televisori e quant'altro. A questo punto occorre mettere qui le telecamere, perché sistematicamente, un giorno sì e l'altro pure, si verificano questi scempi. Guardate, addirittura materiale di risulta e qua un televisore. E allora, andando a piazzare delle belle telecamere, sapendo che qui avvengono i misfatti, subito si beccano questi civili. Quindi l'inciviltà dei cittadini va combattuta, la sicurezza prima di tutto. Ma caro Menucci, guarda questo scempio. Questo è lo scempio che la tua amministrazione nella precedente consigliatura ha fatto con l'acquisto di questi cassonetti attraverso Clima Ambiente Ani. Piccoli, insufficienti. E mai possibile, Menucci, ora sei tornato a fare il sindaco, che il borgo di Taranto si trovi in questa condizione? Che biglietto da visita si dà al turista? E dove sta scritto che la Tari sia arrivata alle stelle e viviamo in questo porcile, in questo letamaio? Sei stato eletto, Menucci. Ora dovrei rispondere, dovrei lavorare parecchio. Meno chiacchiere, meno favole, meno tagli di nastro. Muoviti, muoviti. Il cittadino non può stare in questo schifo.